Bentornati su Splatterhouse 2, puntata numero 4. Siamo entrati all'interno della casa stregata in mezzo al lago maledetto, stregato, infame, e abbiamo sconfitto l'alchimista maledetto. Adesso abbiamo preso il libro dell'alchimista e con questo libro dobbiamo andare ad aprire le porte dell'inferno per poter così salvare la nostra amata Jennifer. Quindi andiamo a leggere il diario, eccolo qui, e andiamo a recitare le sacre parole per aprire la porta dell'inferno. Qua sono dolori perché sto boss è difficile, raga. Abbiamo recitato le parole e il portale si apre. Jennifer. L'anima di Jennifer. E mo qua sono dolori perché parte il boss che è difficile, non mi ricordo come si fa sto boss, raga, infatti già ho preso le mazzate. Niente, già siamo morti, perfetto. Allora vediamo un po' se mi ricordo come si fa sto maledetto boss. Allora, devo mettere tipo qua, no? All'inizio devo colpire le mani. Niente, un disastro. Sì, vita extra. No. Ah, sì, qua vanno col turbo ed essere. A un certo punto partono col turbo ed essere, raga, è impossibile. Allora, vediamo un po'. Se mi metto tipo qua, vicino, a colpire le mani da qua. Vediamo se funziona. Ah, è difficilissimo. Ah. Ah, però c'ero quasi, ragazzi. Ovviamente sono schiattato impunemente. Se ricomincio mi fa ricominciare dall'inizio della casa dell'alchimista. A noi non ci interessa perché... Ah no, mi fa ricominciare da qua, ok. Però noi ricarichiamo la posizione. Disastro totale. No, ce l'ho quasi fatta, ho quasi fatto il perfect senza mai essere colpito, invece no. Ma come lo metti tipo qua? Attenzione. Qua, sì, ho l'ultima testa. Ma bugia l'ultima testa, raga, non ci posso credere. Ah. Ma guarda che... Niente, sono morto in maniera veramente squallida.
Ah, ce l'ho quasi fatta. Tosto, sto livello. Sto boss è veramente tosto, raga. No, niente, sono morto, vaffanculo. E qua io salverei. Stavolta famo così, se no affittiamo dopo domani. E ho sbagliato. No! Porca puttana. Mi ero pure abbassato giù solo per dargli il calcetto lì. Allora, qua risalviamo, giustamente. No! Cioè, ma mi sono risicato, eh. Allora, qua risalvo. No, perché non quella bassa, no? La sbaglio sempre quella bassa. Vabbè, ciao. Ho sbagliato. Ok, qui salviamo, giustamente. Lo so. Ah, io all'epoca sto gioco, quando ero ragazzino, sto gioco lo finivo ovviamente senza salvataggi, senza trucchi, ma devo dire che è passato un bel po' di tempo e non mi ricordo più, non mi ricordo più niente. Scusate, eh. Vabbè, ciao. Qua mi tocca rifare tutto da capo sto livello. Sì, ce l'ho fatta, attenzione. No, no, aspetta, adesso arriva il mega boss. Come si faceva questo? Non mi ricordo. Sì, l'ho ammazzato, così. Sì, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ok. E come vedete, questo spirito maligno della casa si è liberato nell'aria. Una specie di tappo, però in realtà è un demone. Adesso finalmente posso rimuovere il segno, il marchio proibito. Il marchio proibito, praticamente di questa specie di tappo demoniaco, ed entrare nella porta dell'inferno, nel regno dei morti. Ed ecco il nostro Rick che sta entrando nel regno dei morti. Ah! Niente, abbiamo fatto una bella figura di cacca. Comunque, questa fase me la ricordo, non era difficile. Rifacciamola, questa non era difficile. Mi ricordo che bastava memorizzare più o meno il pattern di come ti attaccano sti stronzi. Io stavo tipo qua, su st'angoletto qua. Sto andando male. Sono andato meglio al primo tentativo senza sapere niente.
qua io salvo, scusate, ho salvato? Ok. Qua risalviamo, giustamente. Ecco qua finiva. Ok, no, me l'ho dimenticato sull'ultimo attacco. E adesso raggiungiamo finalmente Jennifer. La dobbiamo liberare da una specie di cristallo. Mi ricordo, è una cosa bellissima. Ah, come si faceva? Devo riuscire a dare un pugno. Allora, non devo distruggere tutte quelle luci, ma non la devo lasciare, sennò si rigenerano. Devo fare tipo così. Il fumino mi ha ucciso. Però bellissimo sto pezzo. Soprattutto la musica è fantastica, raga. Allora, torniamo un po' indietro. Scusate. Torniamo un po' indietro. Niente, sono malissimo, raga. O faccio così. Nah, l'ultimo ha fregato. Mortaggi. Ok, torniamo da Jennifer. Salta salvo, eh. Ok, l'ho salvata, attenzione. Adesso dobbiamo uscire dal regno dei morti, guardate che figata. Non mi ricordo come si fa sto pezzo, raga. Non mi ricordo come si fa. No, mi devo rifare tutto da capo. Già che ci siamo, ricarichiamo, eh. Ok, ce l'ho fatta. Ecco, così si faceva. Devi tornare indietro e colpire. Ah no! No, ma è difficile, no? Allora, rifacciamo tutto da capo. Ma perché mi fa così? Ma
mo è più difficile però. Ok. Ah, qua c'era un trucco, se andavo alla massima destra non mi beccava mai, no invece mi becca, vaffanculo. Oh, ce l'ho fatta, regà. Ce l'ho fatta. Ok, siamo usciti dal regno dei morti, ma dobbiamo fuggire dalla casa. Allora, livello 8, la casa è iniziata a crollare, dobbiamo fuggire al più presto. Ah, qua mi devo ricordare... Quali erano i punti che crollavano? Oh! Mamma mia, come cacchio faccio a ricordarmi i pattern? Non lo so, raga. Sto facendo una cosa miracolosa. Mi sto ricordando i pattern. Che tipo, sono 30 anni che non vedo sto pezzo di gioco. E infatti, appena ho detto così, ho sbagliato. Ho preso una vita bonus. Ok. Siamo uscendo dalla casa, ragazzi. Stiamo uscendo dalla casa stregata del lago. Adesso siamo sulla barca e dobbiamo riuscire a fuggire, ma attenzione perché arriva qualcuno che già conosciamo, il polipone tipo Cthulhu. Allora ragazzi, questa qui è una citazione, per chi non lo sapesse, questa è una citazione a un racconto di Howard Philip Lovecraft. Io non vi dico che racconto è per non fare spoiler, però è uno dei racconti più famosi di Howard Philip Lovecraft e c'è proprio una scena così uguale identica a questa, più o meno, però è una figata ragazzi, comunque fidatevi, dai. Li devo rilanciare sti cosi. No! No! Ah sì, a un certo punto te ne cominci a lanciare due alla volta, son fame. No, non riesco a prenderlo. È difficile, raga. Ok, salvo qui, così c'ho più energia. Dobbiamo fuggire da sta creatura tremenda. Spara due. No, ho sbagliato, cacchio, l'ho sparato quello. Ma porca.
No! Sì, ce l'ho fatta, raga. Ah, e voi direte, ah, finalmente, che bello, abbiamo finito il gioco, siamo fuggiti dalla casa in mezzo al lago e tutto quanto, abbiamo sconfitto il Polipone. Invece no, perché il male che abbiamo liberato dalla porta dell'inferno per salvare Jennifer adesso ci dà la caccia. Infatti mi ha subito ammazzato. Ci lancia le teste il suo figlio di una buona donna. Non mi ricordo i pattern di sto mostro, raga. Non mi ricordo gli attacchi com'erano. Erano tipo che dovevo fare così. Mi dovevo avvicinare per dargli un pugno, una cosa del genere. Ok, riproviamo. No, ma da dove cacchio mi ha fatto ricominciare? Aspetta, riprendiamo da qua. Ok, una botta gli ho data. Mo' mi attacca coi lupi. Da un'altra botta. Tocca far così per far in fretta, mi pare. No! Quasi morto, dai. No, ce l'ho quasi fatta, l'ho quasi ammazzato, raga. È difficile. Ok, riproviamo. Era tipo così, io facevo tipo così. Ah! Allora, è difficile, raga, però facevo, era più o meno questo il sistema. Io poi se riesco a non farmi colpire. Dai, è quasi morto. No, ma frega. Ce l'avevo quasi fatta. Sì, è quasi morto. No, mi ha ammazzato. Si è riformato. Avete visto? Sta cosa non me la ricordavo, che una volta diventato pipistrello poi si riformava. Non me la ricordavo. Riproviamo.
Porca pu... No, no, stavolta sto andando male. Oh, è difficile il boss finale, raga. Ok, qua già salvo perché sono riuscito a dargli la prima botta senza essere colpito, che è notevole. Due botte senza essere colpito, fantastico. No, che ho fatto? Perché mi ha fatto la scivolata quando non doveva? No, perché si riforma il bastardo? Ah, vanno malissimo. Mi ha ammazzato, mi ha ammazzato. Difficile, raga. Vai, riproviamo. Aspettate, sto andando male. Ma che cacchio. Ma porca. Perché non mi funziona più il metodo mio? All'improvviso non funziona più sto metodo, non si sa perché. Vai, riproviamo. Non funziona più sto metodo. No, ce l'ho quasi fatta. Porca puttana. Ce l'ho quasi fatta, ragazzi. Siamo ad un passo dalla vittoria. Porca pu... vabbè, ciao. È difficile, ce la devo fare. Aspettate, mo' mi incacchio, Sì, allora, non sono stato colpito, quindi vai di salvataggio. No, vabbè. Niente, rifamo. E questo risalva.
No, ci ho quasi fatto. No, si è riformato il bastardo. Rieccolo. No, vabbè, se si riforma devi cercare di non farlo ricomporre, sennò devi rifare. Lo devi un'altra volta rispezzare. È un casino. Allora, vediamo un po'. E qui salvo giustamente perché non ho preso danno. E qua mi tocca risalvare perché non ho preso danno. Ok, l'abbiamo spezzato. Sì, e ho vinto ragazzi, ho finito il gioco. Abbiamo distrutto lo spirito maligno della casa, abbiamo distrutto il tappo, diciamo, il demone che è uscito dal regno dei morti, lì che faceva da tappo tra questo mondo e il mondo dei morti. Questa qui è la casa al centro del lago che scompare, si inabissa nel lago. E abbiamo vinto ragazzi, abbiamo salvato Jennifer. Le vestigia demoniache scompaiono in fondo al lago. Non dimenticare, hai rimosso il sigillo segreto, ci rivedremo prima o poi. La pace è tornata e la maledizione è scomparsa come un incubo. Jennifer e Rick sono di nuovo insieme. Ma attenzione, la musica si fa più cupa. Forse questo non è il finale felice che ci aspettavamo. Perché abbiamo rimosso il sigillo delle tenebre, abbiamo liberato la bocca dell'inferno per poter salvare Jennifer. Quindi forse, anche se la casa è in fondo al lago, è rimasto un qualcosa, un passaggio per il mondo dell'oscurità, per il mondo delle tenebre, chi lo sa. E infatti le avventure di Rick e Jennifer continueranno in Splatterhouse 3, gioco di cui abbiamo già parlato in uno speciale Halloween, ma che non ho mai finito, quindi se vorrete andrò anche a finire quel gioco lì. Però per adesso Rick e Jennifer si godono la loro spensieratezza, ignari del fatto che il male è ancora in agguato. E per questa volta è tutto, ciao ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio di Continue. Chissà che altro gioco porterò, non lo so. Per questa volta è tutto, buon Halloween e ci vediamo il prossimo anno, forse il prossimo anno finisco Splatterhouse 3, non lo so. Per questa volta è tutto, ciao ragazzi, alla prossima.